Non crolla la curva dei decessi nel Piacentino, oggi altri 13 morti per un totale di 679. Con i 40 nuovi contagiati, il quadro locale degli infetti cresce a 3.020. A comunicarlo il commissario regionale Sergio Venturi. Intanto, in arrivo nel pomeriggio all'aeroporto di Linate, un contingente di ulteriori 18 medici volontari per le strutture ospedaliere e sanitarie dell'Emilia-Romagna, di cui due destinati all'ASL di Piacenza. E in prossimità delle festività pasquali giunge ancora una volta univoco e forte l'appello che il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, e tutti i sindaci del territorio unitamente rivolgono ai propri concittadini. Continuiamo a rispettare le restrizioni in vigore, dicono, perché cedere adesso significherebbe aumentare il rischio di nuovi contagi e rendere vani tutti gli sforzi che sinora abbiamo fatto insieme. Purtroppo, sottolineano gli amministratori comunali, che il clima primaverile e i dati che segnalano la curva discendente di decessi e tamponi con esito positivo sembrano aver indotto molte persone a ritenere che non ci sia più bisogno di osservare l'obbligo di restare in casa. Ma viene ripetuto ancora una volta, a maggior ragione l'imminenza delle festività pasquali, l'emergenza non è finita. Restano in vigore tutti i provvedimenti di chiusura delle aree verdi e dei parchi pubblici, il divieto di assembramenti, lo stop a passeggiate e attività sportive all'aperto. Si esce solo in caso di fondamentale necessità, osservando tutte le precauzioni richieste. Intanto oggi un lungo applauso si è propagato in tutta la regione Emilia-Romagna e anche davanti all'ospedale di Piacenza al motto «Noi ci siamo», un flash mob della Protezione Civile per ringraziare i sanitari in prima linea contro il Covid-19.